Ragazzi, buongiorno, bentrovati. E oggi ci dedicheremo al prosieguo del nostro percorso di diritto economia. In particolare, dopo aver studiato gli elementi costitutivi della norma giuridica, continueremo ad analizzare ancora la norma giuridica, studiandone le caratteristiche principali. Quindi, se prima abbiamo detto la norma da cosa è composta, parlando di precetto e sanzione, ora descriveremo invece le caratteristiche che ha la norma giuridica e in che modo quindi espleta, diciamo, la sua funzione all'interno dell'ordinamento giuridico. Allora, la norma giuridica presenta svariate caratteristiche. Una l'abbiamo già conosciuta, che è quella un po' la sua peculiarità in assoluto, che consiste nella sua obbligatorietà. La prima caratteristica, infatti, è la obbligatorietà. Abbiamo già studiato questa caratteristica quando abbiamo parlato di ordinamento giuridico, cioè quando abbiamo detto sostanzialmente che soltanto le norme giuridiche fanno parte dell'ordinamento giuridico proprio perché sono obbligatorie. Poi ci sono svariate norme, una pluralità di altri tipi di norme sportive, religiose, morali, sociali, che non essendo obbligatorie non fanno parte dell'ordinamento giuridico. Invece le norme giuridiche hanno questa caratteristica, la prima e più importante, cioè la obbligatorietà. Cioè noi non possiamo scegliere se rispettarle o meno, ma siamo tenuti a rispettarle. Legata a questa caratteristica, certamente vi è una seconda caratteristica che è la coattività. Coattività, la norma è coattiva. Che cosa significa? Significa che la norma appunto deve essere rispettata e che lo Stato che la impone ha la forza di poter, diciamo, imporci delle conseguenze, imporci anche con la forza in qualche modo il rispetto di queste norme. Cioè, la norma è obbligatoria, la coattività però sta a dire il fatto, consiste nel fatto che se noi non la rispettiamo, quindi non rispettiamo il fatto che sia obbligatoria, ci sono delle conseguenze, quelle che noi abbiamo studiato e chiamiamo sanzioni penali, civili o amministrative. Quindi la norma è coattiva nel senso che prevede un meccanismo di sanzionatorio se non la rispettiamo. La norma, oltretutto, giuridica, oltre a essere obbligatoria e coattiva, è imperativa. L'imperatività della norma consiste nel fatto che lo Stato, quello che noi chiamiamo il legislatore, cioè colui il quale fa le leggi, ha la forza di poterci imporre delle norme di condotta in maniera imperativa. Quindi, oltre al fatto che la norma è obbligatoria, è coattiva, cioè che prevede un meccanismo di difesa, di sanzione, dobbiamo dire che la norma ha la caratteristica di essere imperativa, cioè lo Stato ha la forza di potercela imporre. Io per esempio non avrei la forza di imporre una regola ad altri cittadini, insomma, se non nell'ambito della nostra attività scolastica o comunque di lavoro, invece lo Stato ha la forza di imporre una norma che appunto viene definita anche imperativa. Quindi abbiamo detto obbligatorietà, coattività e imperatività. Obbligatorietà, imperatività e coattività. Arriviamo alle ultime due caratteristiche, la norma giuridica, che forse sono anche le più importanti. La norma giuridica si dice è generale ed astratta. Ora, questa è una frase che probabilmente sentirete da me molto spesso, ma anche nella vostra esperienza di vita futura. Poi chi di voi farà magari adesso l'università, giurisprudenza, sicuramente avrà questo concetto molto chiaro. La norma giuridica è generale ed astratta, quindi la generalità e l'astrattezza sono le ultime due caratteristiche che studieremo e sono fondamentali. Allora, innanzitutto la legge è generale perché si rivolge indistintamente a tutti, cioè o a determinate categorie di persone. Per esempio la legge sull'obbligo scolastico si rivolge, ora voi direte non a tutti, ma io vi potrei rispondere, si rivolge ad una determinata categoria di persone, cioè coloro i quali hanno fino a 16 anni di età. E in quella categoria di persone, cioè i minori di 16 anni, tutti hanno indistintamente l'obbligo di andare a scuola. Allo stesso modo, leggi che regolamentano, che ne so, per esempio dei settori di lavoro, nel settore scolastico, del pubblico impiego, eccetera, sono norme che sono generali in quanto si rivolgono a tutti i soggetti appartenenti a un determinato settore lavorativo. D'accordo? Quindi senza distinzioni. E la legge appunto si dice che è generale, la norma giuridica è generale. L'ultima caratteristica, come dicevo, è l'astrattezza, che forse è quella un po' più complessa da capire, ma in realtà sottintende un concetto molto semplice, però in realtà dobbiamo cercare di metterlo a fuoco. Allora, la norma giuridica, insomma, si dice che è astratta. Che cosa significa che è astratta? Pensate a un quadro,
astratto, no? Immaginate un quadro di Picasso, qualcosa che co viene comunicato ma in maniera un po', diciamo, trascendente, insomma, non in maniera chiara. Noi se leggiamo su un foglio di carta il 2 o vediamo la foto dell'immagine di un volto, sappiamo che quello è un numero, quello è un volto. Ma se lo volessimo rappresentare in maniera astratta, l'immagine non sarebbe così di immediata, diciamo, di immediata visione. Ma dovremmo leggere tra le righe per capire quel messaggio, un po' come accadeva appunto per i quadri astratti che comunicavano dei messaggi ma in maniera non immediatamente percepibile. Ora la norma non è che sia confusa, sia non immediatamente percepibile, ma in realtà la norma si riferisce a fattispecie, a casi soltanto ipotetici, cioè non si riferisce in realtà direttamente alla nostra vita quotidiana. Voi se andate a leggere qualsiasi norma giuridica contenuta in una qualsiasi legge, non si farà mai riferimento a casi, cose, persone, luoghi specifici. Per esempio, la parola che troverete sempre è la parola chiunque, in qualsiasi luogo. Cioè la legge prevede il verificarsi di una situazione in maniera astratta. Vi faccio l'esempio, io vi cito sempre l'esempio del divieto di fumo, no? Che è una norma che conosciamo tutti, insomma. E che è appunto una norma giuridica che prevede l'obbligo di non fare qualcosa, cioè di non fumare all'interno dei luoghi pubblici. Ora, quella norma giuridica che è astratta, ovviamente, è generale perché si rivolge a tutti, nessuno deve fumare in un luogo pubblico, ma è astratta perché non viene previsto in maniera esatta, in maniera precisa, concreta, dove diciamo, questa infrazione può verificarsi. Cioè se io insegno all'Isabella d'Estecaraccio le fumo e vado nel bagno dell'Isabella d'Estecaraccio a fumare di nascosto, la norma di riferimento non prevederà il professore Graziano nell'Isabella d'Estecaraccio in una scuola, in un bagno di una scuola, ma prevederà una situazione in astratto, cioè dirà chiunque, in qualsiasi luogo pubblico, di qualsiasi parte del territorio nazionale, così previsto astrattamente, farà una determinata cosa, cioè ad esempio fumerà in un luogo pubblico, vedrà poi ricadere su di sé delle conseguenze, cioè dovrà pagare una sanzione, nel caso del divieto di fumo una sanzione amministrativa che corrisponde quindi ad una sanzione pecuniaria, cioè dovrà pagare una cifra insomma, di denaro per il misfatto, per aver in qualche modo infranto quel precetto normativo. Quindi chiaro, la difficoltà poi di capire... La difficoltà poi di rapportare la legge al caso concreto è, diciamo, tutta poi nella bravura dell'operatore di diritto, dell'avvocato, del giudice. Cioè, per farvi capire, l'operazione, diciamo, del rapportare la fattispecie astratta di una legge al caso concreto è, per esempio, quello che accade ogni qualvolta si va da un avvocato, per esempio. L'avvocato riceve una persona, la quale chiaramente in termini non tecnici gli racconterà dei fatti, degli avvenimenti, gli dirà: avvocato, è successo che non so, ho investito una persona, è successo che la signora di sopra, insomma, non so, è caduta nell'acqua delle infiltrazioni e mi hanno rovinato i vani in salotto, cioè racconterà dei fatti e l'avvocato penserà, nel frattempo, mentre ascolta, alla legge di riferimento. Dirà, vediamo se c'è qualche legge che in generale, in maniera astratta, prevede situazioni del genere. E allora penserà magari che nel caso, che ne so, dell'incidente stradale, c'è un articolo del Codice Civile, 2055 se non vado errato, che prevede appunto che cosa accade, cioè, la regola, in questi casi, se tu investi una persona devi pagare un risarcimento, eccetera, eccetera. E allora farà questo passaggio, penserà alla legge in astratto e dirà, ok, questa legge risolve questo caso concreto. Va bene, e applicherà la legge astratta, che non si riferisce a un caso concreto, al caso della signora, non lo so, la signora Esposito. Va bene? E quindi si, diciamo, strutturerà un ricorso, strutturerà una difesa, analizzerà il caso alla luce di quanto previsto dalla legge, rapportando il caso concreto, cioè quello che è accaduto alla signora Concetta Esposito, la signora qualsiasi, a quello che invece in astratto prevede la legge. Scusate se mi sono dilungato un po' tanto sull'astrattezza, però non vedendoci di persona, diciamo, questo è il concetto che potrebbe essere un po' più insidioso. Ma ricapitolando, le caratteristiche della norma giuridica, abbiamo detto, sono l'obbligatorietà, l'imperatività, la coattività, la generalità e l'astrattezza. Per qualsiasi dubbio, chiaramente, ne parleremo poi nelle video lezioni, nelle live. E quindi preparate delle domande se ne avete, sicuramente potremo affrontare ogni vostro dubbio assieme.
Quindi per il momento ci possiamo fermare. Oggi abbiamo parlato di caratteristiche della norma giuridica e poi andremo avanti in prosieguo, con i successivi argomenti. Vi ringrazio e vi saluto.